Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi parliamo di falloplastica. Tanti di voi ci scrivono in continuazione, vogliono avere delle delucidazioni sul tipo di procedura che effettuiamo, vogliono sapere esattamente in che cosa consiste. È ovvio, quello che io rispondo sempre ai pazienti, che il punto di partenza è l'aspettativa del paziente, quello che il paziente vuole ottenere da questo tipo di trattamento. Esiste oggi la possibilità molto molto sicura, utilizzando un acido ialuronico cross linkato, di aumentare la circonferenza del pene. Per aumentare la lunghezza del pene purtroppo non esistono delle metodiche. Esiste un intervento chirurgico che è caratterizzato dalla incisione del legamento sospensore, che è un piccolo legamento che tiene attaccato il pene all'osso pubico. Incidendo questo piccolo legamento, il pene viene un pochino fuori e quindi visivamente sembra più lungo, ma la dimensione, la lunghezza del pene rimane comunque invariata. È solamente la parte esterna che viene un po' più avanti, quindi quello che è visibile, e rende e visivamente, esteticamente, il pene leggermente più lungo. Quello che si può guadagnare è un centimetro e mezzo. È una tecnica chirurgica, è una tecnica che va effettuata nei centri di riferimento e soprattutto nelle mani esperte. Abbiamo visto molte molte complicanze di questo tipo di trattamento, perché sotto al legamento ci sono dei vasi che portano poi il sangue al pene. Questi vasi possono essere lesionati e dare problemi di deficit erettile. Ancora un po' più giù c'è l'uretra, che è il canale che porta fuori le urine. Abbiamo visto anche delle lesioni uretrali. Quindi conoscere molto bene l'anatomia genitale maschile per effettuare questo tipo di procedura. Le mani esperte del chirurgo e l'esperienza soprattutto in termini di procedure effettuate è fondamentale. La falloplastica invece di allargamento è anch'essa una procedura mini invasiva ambulatoriale. Si effettua facendo una dissezione del piano che esiste tra il dartos e la fascia di Buck. In quella zona viene infiltrato acido ialuronico cross linkato. L'acido ialuronico già è presente all'interno del derma del pene. Andiamo solamente ad aumentare il quantitativo di acido ialuronico presente. Questa cosa renderà il pene più compatto e lo espanderà in circonferenza. La procedura anch'essa è molto rapida. In mani esperte, noi siamo un centro di riferimento, siamo quelli che hanno portato questo tipo di tecnica dagli Stati Uniti in Europa. Siamo i primi ad aver effettuato questo tipo di trattamento, poi tanti sono venuti dietro di noi, soprattutto tanti colleghi urologi e tanti chirurghi plastici. È molto importante anche in questo caso conoscere molto bene l'anatomia, perché il pene è un organo ricco di vasi, di arterie, di vene e di nervi, e fare delle manovre, anche se mini invasive, non avendo la capacità e la competenza giusta, può determinare dei rischi, degli effetti collaterali sul pene o delle deformità del pene molto molto importanti. Non utilizziamo assolutamente grasso, perché il grasso ha tutta una serie di complicanze in termini di formazione di granulomi, di formazioni di inestetismi del pene. Si possono formare veramente delle deformità importanti del pene. Anche se viene trattato con centrifugazioni varie, tecniche varie, il grasso è sempre grasso, e quindi quello che può succedere infiltrando grasso all'interno del pene può essere veramente veramente rischioso e soprattutto inestetico. Quello che ci prefiggiamo noi come risultato è un risultato estremamente estetico. Cerchiamo di dare al paziente
il massimo di quello che si può ottenere. Ovviamente ognuno ha la sua conformazione, ognuno ha le sue dimensioni e dobbiamo ritagliare il trattamento veramente in base a quello che valutiamo alla prima visita. Quindi non è possibile parlare per telefono o per mail senza fare una visita, un accertamento clinico, un esame obiettivo per dare la corretta indicazione. Molto bene, spero di essere stato esaustivo, vi ringrazio, vi invito a mandare le vostre domande alla mail qui in sovraimpressione e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.